Buonasera, benvenuti a tutti e a tutte a questa terza serata che conclude la rassegna Vaghe Stelle dell'Orsa nel suo 11° anno. 11 anni non sono pochi, penso, per soprattutto in questi momenti in cui ho l'impressione che la cultura a volte sia considerata molto effimera, per una rassegna di poesie. E di questo quindi voglio molto ringraziare Laura Corraducci, poetessa e direttrice artistica di questa rassegna, e lo faccio a nome dell'Associazione Amici della Prosa e GAD e del suo presidente Maurizio Sebastiani, che è qui presente con me questa sera, dell'Università dell'Età Libera della Biblioteca Bobbato, che si sono messi insieme uscendo un po' anche dalla loro dal loro curriculum tradizionale per organizzare un'iniziativa che io penso che sia molto interessante, importante nel panorama culturale pesarese, perché raccoglie l'interesse, visto la vostra presenza che c'è stata in queste tre serate e anche in questi 11 anni, l'interesse di molte persone per il linguaggio poetico. Come dicevo prima, rispetto all'effimero, molte volte anche la cultura si identifica troppo, sempre secondo i miei gusti, con lo spettacolo. Mentre invece questa rassegna parla esclusivamente di linguaggio poetico ed anche musicale, che si avvicina molto al linguaggio poetico. È una serata, questa sera, diceva l'altra volta il presidente Sebastiani, tutta al femminile. La rappresentanza di genere è però garantita dal flautista, Fabio Mina, quindi siamo a posto. E quindi niente, noi siamo appunto molto soddisfatti di questa iniziativa, perché pensiamo che sia appunto importante dare una risposta a chi desidera sentire la poesia pura, cioè non la poesia spettacolarizzata, perché il senso della parola che esprime sentimenti e pensieri penso che sia molto rappresentato dalle poetesse che questa sera sono qui. Tra l'altro quest'anno, anche in omaggio alla capitale della cultura, abbiamo stasera delle poetesse straniere, e quindi avremo la possibilità di conoscere un altro linguaggio ancora. Quindi vi auguro buon ascolto e do la parola a Laura Corraducci. È aperto, ok. Grazie Simonetta Romagna, compagna di avventura da 11 anni per la Biblioteca Bobbato. Io questo lo dico adesso pubblicamente, senza Simonetta non ci sarebbe Vaghe Stelle. Ma perché? Perché è stata lungimirante, sensibile, donna di grande intelligenza, perché quando avevo questo progetto in Word lo posi all'assessore, che non era l'assessore di oggi, mi disse sì, però chi è l'associazione che ti aiuta a fare questa roba qua? Io ho chiesto un po' in giro e lei è stata l'unica, perché è la direttrice della Biblioteca Bobbato, ha detto: questa cosa mi piace, ti do fiducia, senza di lei io non sarei qua. Quindi io farei un applauso a Simonetta Romagna, grazie, è la verità. Uno può avere tante belle idee, ma se non hai persone che ti aiutano diventa difficile. Faccio i ringraziamenti all'inizio e poi do la parola a Fabio e a Frida. Ringrazio il GAD, Amici della Prosa, per l'organizzazione dell'11ª edizione, Maurizio Sebastiani il presidente, Cristian Della Chiara il direttore, l'Università dell'Età Libera e chiaramente la Biblioteca Bobbato, di cui Simonetta è direttrice, e l'assessore Daniele Vimini, l'assessorato alla bellezza, che ci consente anche quest'anno la rassegna. Purtroppo l'assessore non può essere qua, mi ha detto fai i miei saluti al pubblico e i complimenti, quindi io per sua voce nel ringraziamento a lui e a voi di essere qua. Spero di non dimenticare nessuno, mi sembrava di farli adesso, così poi andiamo dritti in tutta la serata, che è molto calda, quindi vi ringrazio di essere qua. I musicisti li ha un po' annunciati Simonetta, sono due ma in realtà sono tre, perché c'è anche un po' Teseo. Frida Neri, Fabio Mina, vi ascoltiamo. Frida Neri, Fabio Mina. Thank you.
Frida Neri, Fabio Mina, bellissimo.
hanno dato l'avvio a questa terza serata di Vaghe Stelle. Lo so, Frida, che ti faccio sedere, però io questa volta non ho preparato la nota bio dei musicisti, perché volevo che con una frase vi definiste voi. Frida, vai al microfono, tu fai tante cose, noi abbiamo fatto anche delle cose insieme, forse ne faremo un'altra insieme, eccetera, eccetera, e quindi io conosco il tuo talento, ma se tu dovessi definire il tuo rapporto, hai iniziato prestissimo, no? Hai tutti i tuoi studi, bla bla bla, il tuo rapporto con la musica e con il canto, che cos'è? Beh, è un rapporto assolutamente conflittuale, assolutamente problematico, però con l'anzianità vedo che sta migliorando molto e questo mi rende molto felice. Molto bene. No, è una storia d'amore, no? Quella anche con i propri daimon, il proprio demone, le proprie, insomma, inclinazioni. Con me c'è il grandissimo talento di Fabio Mina, un flautista, ma più di un flautista, un grandissimo sperimentatore, appassionatissimo dei suoni della natura, che prende, rilegge, ricontestualizza, ha lavorato sul vento, ha lavorato sull'oceano, su cosa manca, non lo so, il passero facciamolo rosso parlare, delle Ande. Frida, facciamolo parlare, Fabio. Facciamolo parlare. Fabio, dai, di qualcosa al mio, come è il tuo rapporto con la musica? Al volo, al volo, al volo, dai, poi vado sui poeti. Ma non saprei, è curioso senz'altro, molto curioso, penso che la musica in generale, l'arte in generale, la vita abbia bisogno di intensità ed è un po' quello che cerco, quindi non una musica fine a se stessa ma che veicoli sempre un messaggio, diciamo l'ideale. L'art pur l'art che c'era nell'Ottocento è una cosa che proprio non mi riguarda. Ecco, questo. Grazie. Fabio Mina, Frida Neri. Grazie mille. Grazie Frida, grazie Fabio. Allora, passiamo alla prima poetessa della... Poetessa o poeta? Che poeta preferisci? Vabbè, chiediamola a lei, magari. Cioè, tu che cosa preferisci? Direi che non mi sono mai interrogata, vanno bene entrambi. Prendi il microfono, eccolo qua. Allora, lei è Eleonora Nitti Capone, io la accoglierei con un applauso perché è la prima volta qua a Pesaro. Eleonora Nitti Capone, eccola qua. È la più giovane voce di questa rassegna, ha iniziato a scrivere molto presto, anche a pubblicare. Maria De Meschini è uscito nel 2018. Un bellissimo libro, io ho preso una poesia da qua, La parola buona, quando ho fatto il post di annuncio della tua presenza qua, La parola buona uscita con Anima Mundi nel 2020, sei in una bella antologia di Marco Saia, che è l'antologia della nuovissima poesia pugliese, perché Eleonora è nata nel Salento, precisamente? A Lecce. A Lecce, tieni il microfono in mano, a Lecce. E poi è stata ospite l'anno scorso un festival molto bello e importante, il Poetry International Festival in Serbia, dove da lì poi sono nate delle tue traduzioni, delle tue poesie in serbo. Dal 2019 anche lei porta in giro spettacoli di musica e poesia, la sentirete, è una lettura molto bella e molto intensa, per usare un aggettivo che ha appena pronunciato Fabio Mina, e parliamo questa sera del suo ultimo libro, che l'ha portata già un bellissimo premio, si è classificata seconda, un premio importante della poesia italiana, che è il premio Flaiano, ed ha un titolo stupendo, facciamo vedere il tuo libro, eccolo qua, ed è Per fede essi chiusero le fauci ai leoni. Un testo, è un libro molto bello, con un titolo stupendo, che però non è completamente tuo, è preso dalle lettere agli ebrei della Bibbia, ed ha anche la citazione iniziale, lo scrivi, metti tutto un pezzettino della lettera agli ebrei, dove c'è questa bellissima frase, per fede essi chiusero le fauci ai leoni, e lo metti anche in ebraico, dai anche la citazione della lingua originale. Eleonora è una poetessa giovane, questo libro vanta una prefazione bellissima, giovane ma direi anche con una consapevolezza e con un passo poetico molto, molto maturo. È un libro che spinge, forse un po' tutta la tua ricerca, spinge verso la luce. È un canto, la poesia di Eleonora, che non è mai, almeno secondo me, poi tu sei libera di contestare, nella lettura del tuo testo, però è un canto che non è mai per se stessa, ma è un canto che nasce o dall'alto e va verso l'altro, o dall'altro verso l'alto. Questo mi sembra un po' una circolarità che c'è un po' nei tuoi testi. E c'è una bellissima introduzione, ha detto, di Massimiliano Bardotti, il libro uscito per la Packwood, che ripercorre un po' tutto il libro, che non è diviso a sezioni, ma è quasi un canto continuo, no? Le poesie sono numerate, ci sono queste due brevi prose,
poetiche, però per il resto è quasi tutta poesia, come un canto che non si interrompe. Dice Bardotti nella prefazione: il suo canto è così antico che per sentire gli echi serve tornare alla nascita della parola, ed è così nuovo che non può essere che il canto futuro del mondo o dell'oltremondo. È attuale, lo è oggi come lo sarà sempre, perché parla di noi, di chi siamo, parla del luogo e dal luogo da cui proveniamo e dal luogo e nel luogo in cui andremo. Chiudere le fauci a leoni richiede, adesso Putti ci spiegherà, eccetera, però richiede più che incoscienza coraggio, diciamo un atto di fede nella propria forza interiore, in una forza che ci abita e che ci consente di stornare quello che a volte pare impossibile. Scrive: tu devi andare lì dove si trova il più forte e potente dei leoni, che è il primo fra tutti i tuoi nemici. Così, se tu lo vincerai, avrai il più forte leone tra i leoni come primo amico tra tutti i tuoi amici. Tu non hai paura, questa è una cosa per me molto nuova, tu non hai paura di cantare la gioia, di cantare il bello, non in senso estetico, ma Massimiliano dice quasi in senso mistico, tu non hai paura di cantare il sole anche quando diventa oscurità, tu non hai paura di cantare anche il buio. È una cosa importante per me ed è una cosa nuova, non solo il riferimento alle letture bibliche, ma c'è anche un riferimento alla tradizione di Rumi, no? C'è un bellissimo riferimento che scrivi sul poeta Rumi, quindi sulla tradizione di Oriente. Ecco, in una poesia, tu sei nata, lo posso dire, nel 1990, lo posso dire, certo. 1998, quindi alla fine del 1900, di un secolo che ha caratterizzato tante tragedie, dove la poesia, una certa, anche una poesia che si studia a scuola, è molto pressante, no? Io lo sento delle volte negli esami di maturità, no? Su questa idea della morte, del non senso, dell'angoscia, della fragilità del vivere. Ecco, le tue poesie, poi essendo così giovane, spiccano, hanno un altro passo, vanno verso qualcosa di diverso, stornano questa idea del non senso e mi colpisce anche perché sei giovane, perché in genere i ventenni, non è un must, però in genere i ventenni, mi ricordo le mie poesie a quell'età, sono più solipsistiche, più angoscianti, no? In realtà è molto difficile essere giovani, eh? È molto difficile. Invece anche in questo c'è completamente un passo controcorrente. Lei scrive: dentro questo tempio, nel suo centro ci sia una donna piccola e minuta che pronuncia sottovoce solo un grazie. E rinnovato lo ripete in ogni istante, questa minuta donna della gioia vorrei essere io. Nella dedica che lei mi scrive, poi ti passo la parola, al libro, mi ha mandato il libro, eccetera, mi ha scritto: Laura, che il tempo di questa lettura sia un tempo di gioia, cantare la gioia di questo tempo, ma anche dell'altro tempo, di tutti i tempi, o sei un pazzo, un dissociato, dici, vabbè, non vedi quello che è intorno, o come diceva Simonetta molto bene, c'è l'entertainment, come si dice entertainment? L'intrattenimento, cioè il farti divertire senza così stordire, pensare, perché la cultura molto spesso purtroppo è sta roba qua, cioè ti fanno divertire ma nel momento in cui vai a scavare un attimo non va bene, perché la gente meglio la fai riflettere, meglio è. O c'è questa cosa qua, dici, vai, come fai a essere a cantare la gioia in un mondo come quello? O sei un pazzo o sei un poeta un po' profeta, e secondo me tu sei questa cosa qua, quindi io ti passerei la parola poi. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Grazie a Laura che ha fatto questa presentazione molto precisa e che sento molto vicina per tante cose che ha detto nuove. Ha toccato un punto importante, quest'idea di cantare il bene, cantare, tentare di cantare la speranza nel bene, il valore positivo, una direzione diversa rispetto alla direzione tante volte di distruzione che incontriamo nel mondo. Io penso che ognuno di noi, anche non poeta, anche non artista, semplicemente in virtù del suo essere uomo o donna, abbia una responsabilità, che è quella dell'incontrare l'altro e del lasciare all'altro qualcosa di sé, influenzare l'altro con qualcosa che porta di sé. Che sia una parola, che sia uno sguardo, che sia un'intenzione, che sia rivolgersi in un certo modo piuttosto che in un altro. Questa responsabilità è moltiplicata quando parliamo di arte. L'arte, la poesia, le canzoni, ciò che incontriamo, fanno una buona parte della sostanza delle nostre vite. Se io leggo un libro di un certo tipo, mi nutro di quel libro per un tempo, questo libro mi lascerà diversa da come l'ho incontrato prima. Ecco, in virtù di questa responsabilità che io sento,
attento di portare avanti una ricerca che proponga una poesia generatrice di bene. Facciamo un applauso perché hai detto delle cose molto belle e non è facile sentire da una ragazza di 26 anni. 26 lei già? Sì, da poco, infatti da poco. Quando lei, è vero, l'ho visto su Facebook, l'hai compiuto da poco. Ti voglio chiedere questo, chi sono i poeti che ti parlano e che hai portato con te a parte Rumi? Chi senti che ti parla di bene, che vuoi sentire masticare insomma nella tua poesia? Allora, questa è una domanda molto interessante perché frequentando festival, frequentando delle serate nelle quali si parla di poesia, è una domanda molto gettonata. Chi leggi? Di chi ti nutri? Chi sono i nomi che nutrono questa parola che noi leggiamo nei tuoi testi? Non ho molte risposte, sono poche. Se dovessi nominare un contemporaneo morto da pochissimo, questo sarebbe un francese, Christian Bobin. Ma in realtà la maggior parte delle mie letture, la maggior parte dei miei studi, del nutrimento che ricevo dai testi, viene dai testi sacri antichi. A partire dalla Bibbia, perché è il testo che culturalmente tutti noi in Occidente abbiamo frequentato di più, a partire da me, tentando di guardare anche a testi un po' più lontani culturalmente dai nostri, che però ritengo contengano la stessa radice autentica. Leggerai anche sufismo, immagino, sufi. Sì. Sì. Ti voglio fare questa domanda provocatoria e poi magari anche un'altra. A chi non ha una visione del trascendente? Perché nel tuo libro c'è molto la visione del trascendente. Che cosa ha da dire la tua poesia? Cioè, esiste per te una poesia che non sappia cantare il cielo, che non sappia cantare il bene? Chi ti dice, io questa cosa non la vedo, non la sento. Che cosa ha da dire la tua poesia? Troppo difficile? Beh, no, è interessante, perché chiedersi cos'è poesia e cosa non lo sia è una domanda molto interessante, anche molto difficile. Allora, se vogliamo intendere la poesia come qualcosa scritto in versi che può piacere o non piacere, esisterà tanta poesia che non parla del trascendentale. Poi se vogliamo intendere ciò che possiamo sentire come poesia autentica che ci racconta dell'origine dell'uomo, della profondità dell'uomo, è un altro discorso. Cosa ha da dire la mia poesia a chi non sente il trascendente? Beh, dovrebbe dircelo qualcuno che non sente il trascendente. Mi piace molto che tantissima gente mi parli del fatto, mi dia questo riscontro legato all'ampiezza e all'accoglienza di questi testi, che pur essendo rivolti ad un alto, non definiscono questo alto con un nome preciso. Questo alto può essere ciò che tu senti nel tuo cuore più profondamente. Non deve avere un nome, non deve avere una definizione. Parliamo tutti della stessa cosa, anche se i nomi sono differenti. E io a questo tengo molto. Una brava, giusto molto. Voglio chiederti questo, e poi magari ti mando al leggio così ti ascoltiamo. Il tuo rapporto con la scrittura, perché tu in una bellissima poesia del libro, il libro è molto bello, tra l'altro è un titolo stupendo, chiudere, cioè per Fedes è chiuso le fauci ai leoni. Come ti è venuto, la domanda era un'altra, però come ti è venuto di prendere questa parte della lettera agli ebrei, che è iconica, questa immagine è meravigliosa, no? Ho fatto una tesi sulla lettera agli ebrei. Ecco, quindi la conoscevi bene. Ho incontrato questa citazione e questa citazione mi è sembrata un'indicazione per tutti, una formula, una dichiarazione. C'è qualcuno che ti dice, se tu trovi un riferimento più alto e più grande di te stesso, una fede in un senso ampio del termine, tu puoi compiere anche qualcosa di incredibile. Tu puoi compiere anche qualcosa che adesso non crederesti mai possibile per le tue capacità. Se trovi una stella che illumina il tuo cuore sul cammino, ci riesci. E i leoni diventano amici. Eleonora. Forse sì. Forse sì. Eleonora, ti mandiamo al leggio. Dai. E facciamo un applauso, che bravissimo. Ti sei accordata con Fabio, perché lei fa delle bellissime performance, anche musicali. Eccola qua.
A meno che tu non voglia raccogliere l'acqua con i rastrelli. Dedicati senza interruzione all'ascolto di ciò che canta il mondo, come se nella vita non dovessi fare nient'altro oltre che questo, sapendo chiaramente che il tuo peso è pari al peso di una zecca e la tua luce è pari alla luce di una stella. E veramente in questa vita nient'altro devi fare oltre che questo, a meno che tu non voglia raccogliere l'acqua con i rastrelli. Dedicati senza interruzione all'ascolto di ciò che canta il mondo, come se nella vita non dovessi fare nient'altro oltre che questo, sapendo chiaramente che il tuo peso è pari al peso di una zecca e la tua luce è pari alla luce di una stella. E veramente in questa vita nient'altro devi fare oltre che questo. C'era un tempo una donna, detta pazza da tutti. Aveva la faccia colore di pietra, gli occhi di fuoco e nel cuore l'amore e il coraggio di un drago. Una notte, da sola, disse alla volta del cielo: «Cielo, signore mio cielo, io che sono tua figlia, ti prego, fammi liberata. Cielo, signore mio cielo, io che mi faccio sorella di tutte le stelle e compagna di ogni creatura vivente, ti prego, fammi liberata, ti prego, facci liberati». Ti prego, fammi liberata, ti prego, facci liberati. E il cielo ascoltò, con molta tensione ascoltò, ed il desiderio nel cuore di donna esaudì e la liberò. Nonostante ciò che appare al primo sguardo, nessun mare è vuoto di pesci, nessun cielo è vuoto di stelle e nessun cuore è vuoto di Dio, nonostante ciò che appare al primo sguardo. Chiunque tu sia che mi ascolti, sappi ricordare che per ottenere bisogna saper domandare a chi sa ascoltare. E il cielo, che ascolta davvero, ti può esaudire. E il cielo, che ascolta davvero, ti può esaudire. Desidero portare la parola buona, perché so che non esiste altro che sia giusto, nient'altro che la terra voglia, nient'altro che il sole mi domandi, del quale il mio compagno di cammino abbia bisogno. Io desidero portare la parola buona, perché so che può cambiare luce al viso, il colore delle cose nel pensiero.
Io desidero per te la mia parola buona e la tua per me, se lo vorrai. Io desidero portare la parola buona, perché so che non esiste altro che sia giusto, nient'altro che la terra voglia, nient'altro che il sole mi domandi, del quale il mio compagno di cammino abbia bisogno. Io desidero portare la parola buona, perché so che può cambiare luce al viso, il colore delle cose, nel pensiero. Io desidero per te la mia parola buona, e la tua per me, se lo vorrai. E la tua per me, se lo vorrai. Da quando ho incontrato la morte, il mio canto si è zittito, si è fatto silenzioso, interno, ed ogni parola prova ad essere preghiera, ed ogni pausa anche. Da quando ho incontrato la vita più vera, la parola prova a farsi preghiera per due volte, una per me stessa ed una per gli altri, e poi tre volte. Una per me stessa, una per gli altri e l'ultima ancora per il cielo, quando posso esserne in grado. Da quando ho incontrato la morte, il mio canto si è zittito, si è fatto silenzioso, interno, ed ogni parola prova ad essere preghiera, ed ogni pausa anche. Da quando ho incontrato la vita più vera, la parola prova a farsi preghiera per due volte, una per me stessa ed una per gli altri, e poi tre volte. Una per me stessa, una per gli altri e l'ultima ancora per il cielo, quando posso esserne in grado. Dove saremo tra 100.000 tempi, negli anni lunghi della luce, nelle ere di universi larghi. Chissà se avremo spazio di respiro nuovo e questa terra se sarà una stella. E noi, forse, perdonati, avremo un'altra forma, un'altra chimica nei corpi, un altro posto. E avremo conosciuto la violenza e non saremo più capaci di proporla. E avremo conosciuto la sapienza e quell'amore che per ora ci è mistero. Chissà dove saremo tra 100.000 tempi, negli anni lunghi della luce, nelle ere di universi larghi. Chissà se avremo spazio di respiro nuovo e questa terra se sarà una stella. E noi, forse, perdonati, avremo un'altra forma, un'altra chimica nei corpi, un altro posto, e avremo conosciuto la violenza e non saremo più capaci di proporla, e avremo conosciuto la sapienza e quell'amore che per ora ci è mistero, e avremo conosciuto la violenza e non saremo più capaci di proporla, e avremo conosciuto la sapienza e quell'amore che per ora c'è mistero.
Eleonora Nitti Capone, a Vaghe Stelle 2024, undicesima edizione, bellissima e vibrante lettura e interpretazione delle tue poesie. Grazie mille Eleonora, prendi tutto l'applauso. Eleonora Nitti Capone, che brava. Eleonora, vieni, prima di dare la parola a... Grazie a Fabio Mina che ti ha fatto un bellissimo accompagnamento. Grazie Fabio, grazie. Non era preparata questa cosa, ma è stato brevissimo. Eleonora, in meno di un minuto... poi le cose che preparo ne faccio il 20%, ma... In una tua poesia che non hai letto dici: scrivere l'impresa di un esercito a ritroso, camminare indietro, lasciare la trincea, abbandonare il tempo degli uomini nemici, combattere per ritornare nella casa che abbiamo abbandonato. Bellissima definizione della scrittura. Qual è quella casa che abbiamo abbandonato? Il nostro cuore. Non lo frequentiamo così tanto. Il nostro cuore. Io vi ricordo i libri, per fede essi chiusero le fauci ai leoni. Purtroppo non sono con noi i libri questa sera, ma rimarranno, sì, ma non li possiamo vendere qua, rimarranno alla libreria Il Catalogo di Pesaro, Trengia, in via Castelfidardo. Potrete trovare il libro per fede e si chiusero le fauci ai leoni. Io ringrazio ancora Eleonora Nitti Capone e do la parola ai due musicisti. Ragazzi, vi ascoltiamo. Che fuori spagne non sondas, che non è a fosse domani, e a fosse il cai che non sfala. Ma se scutamos pure ter avido escutar. Não so se, mas eu dormindo, sem saber ouvir, que ela nos diz a esperança, a que como uma criança cala a voz e a soma. Voz de alguém que nos fala, mas que escutamos cá, por ter havido escutar. É só ser meio dormindo, sem saber duvir, a que como uma criança dormente a dormir sorrimos.
Santer lugar onde o rei mora esperando, mas se vamos despertando. Fabio Mina, Frida Neri, bellissima. Frida, vogliamo dire chi era? Frida, chi era? Vi hai il microfono, vogliamo dire chi era, tanto la telecamera è ancora su di te. Allora, questo era un brano composto dell'ultimo album, ormai del 2017, forse 15, non ricordo, che si intitola Alma, ma sono i versi di Fernando Pessoa. Grazie. Musicati con grande passione. Grazie, grazie. Allora, un brano di Fernando Pessoa, perché alla mia destra c'è una poetessa, quindi è un omaggio anche alla poetessa portoghese, e la, per la prima volta a un festival di... Is it your first time that you are in an Italian poetry? Yeah, Pesaro. In a poetic festival? Is it the first time in Italy? In Italy, yes. Okay, quindi first time. La prima volta in assoluto che è qua. Diamo il benvenuto a Sofia Alexandra Carvaio. Allora, Sofia è portoghese. I just say some information about your biography. Di Lisbona. È autrice, ovviamente, di poesia, poeta, poetessa, quindi non c'è questa cosa. How do you say poet in poeta. If you're a woman. Poetisa. Okay, do you like poeta o poetisa? Poeta. Ok, beh, poeta, quindi rispetto il tuo desiderio, ma si occupa anche di letteratura in generale, di filosofia. Lei insegna filosofia in una scuola a Lisbona, scrive e si interessa di critica letteraria, di cinema e di teatro, ma anche di musica jazz. Compie da anni percorso di studio su un pensatore portoghese, che però io qui non lo so pronunciare, Teixeira de Pasquais. Sentiamo già il suono subito. Ha realizzato un progetto multimediale, che lo facciamo vedere, è un CD che si intitola, dillo tu che lo pronunci bene, Chiante? Yant. Yant, which means a scream? No, it means an open mouth. Okay. Figuratively. Yeah. In
In modo figurativo rappresenta una bocca aperta, e questo CD lei l'ha realizzato, me ne ha fatto dono, questo è il mio, l'ha realizzato con il suo partner nella vita e nell'arte, che è João Pinto. João Castro Pinto. Ha pubblicato il libro Vocale Absoluta. Perfetto. Ok, bene. Che è questo qua, di cui sono state tradotte delle poesie in italiano. Aspettiamo la prima traduzione in italiano, ovviamente la sentirete attraverso la mia voce nella traduzione italiana, ma il libro è molto bello. Aspettiamo, we are waiting for an entire collection. Okay, we have yeah? to talk with Fabrizio. Yes, all right. La sentirete nella traduzione di Fabrizio Boscaglia, che se ci segue lo salutiamo, è un insegnante di storia delle religioni all'Università di Lisbona, che ha seguito alcune autrici portoghesi, e di Sofia ha curato la traduzione, quindi io questa sera la leggerò nella traduzione di Fabrizio. Sue poesie sono apparse online su Bottega Porto Sepolto, che vi invito a frequentare, è un bellissimo sito dove siamo un gruppo di poeti che scriviamo di poesia contemporanea italiana e straniera, quindi un sito veramente importante. Io apro un inciso, poi torno qua, spesso mi trovo a Lella, non ti distruggo gli occhiali, che ci devi fare l'omaggio su Patrizia Cavalli, a tanti colleghi di italiano della scuola, perché per me è importante che i colleghi frequentino la poesia contemporanea, perché se non si formano alla poesia contemporanea non possono formare gli studenti alla poesia contemporanea. Quindi mi indirizzo ovviamente ai professori, perché vorrei sentire qualcos'altro agli esami dopo Montale e Saba, perché c'è molta poesia contemporanea, viva, vivente, in Italia e all'estero. Bottega Porto Sepolto si occupa di questo, ma insieme a tanto altro, vero Lella, che siamo vivi? Siamo vivi. E quindi questo lo dico. A proposito, i libri saranno la libreria del catalogo. È molto importante per me che acquistiate anche un libro di poesia, perché è bello fare girare libri di poesia di case editrici piccole che lottano per tenere viva la poesia. Questa sera non possiamo fare il banchetto qua per una questione legata al Palazzo Antaldi, non per volontà. Il banchetto dei libri per i poeti è fondamentale, però rimarranno al catalogo. Ed è bello, così la poesia sta nella voce, perché Vaghe Stelle dell'Orsa chiaramente la sentite, vi piace, molti mi scrivono mi è piaciuta, però ho detto ma hai preso il libro? No, la poesia sta anche nel quadrato della pagina, quindi va meditata, va letta, e quindi io vi invito ad acquistare anche i libri, quindi a frequentare la poesia non solo nei reading, ma a frequentarla proprio a corpo a corpo. Let's come back to you. I just opened with something. Sofia fa un lavoro interessante sulla lingua e sulla parola, che per lei è un tramite fondamentale, mi diceva ieri, fra il mondo carnale visibile, c'è molta carnalità nei suoi versi, c'è molta fisicità, e una dimensione invece altra, una dimensione più metafisica, più spirituale. Lei mi spiegava ieri che la poesia per lei era una battaglia, una dicotomia tra la parte più carnale, più fisica, e questa tensione invece un po' più sovradimensionale. E quando queste due dimensioni litigano, nella scintilla nasce la poesia. All right, I just say that your poetry is really interesting. You feel like you focus on the language, on the word, and it's a link between a physical world and another dimension, which is more spiritual. And these two dimensions fight, a struggle. And when in this struggle, there is a sparkle, and that sparkle is the sparkle of poetry. Did I understand you right yesterday? Ti ho capito bene ieri? Molto bene. So, buonasera. First yes, right. of all, I want to thank you, Laura, to invite me to this wonderful festival under the motto of Leopardi and Visconti. And that's è vero, perché Vaghe Stelle dell'Orsa è un verso di Leopardi, sì. Nonché ripreso da un bellissimo film di Visconti. Quindi ti ringrazio di questo. Maraviglioso. And also thanks to the poet and translator, Fabrizio Boscaglia, who established the bridge between our two languages, Italian and Portuguese. Ringrazio. So grazie mille. And for all the art and music and poetry, for me, I'm very glad to be here on this night. So grazie mille. Now, I want to answer your question, a very good question. I see poetry as a form of self-knowledge. And this self-knowledge is a conversation that I have with something that it's above me, but that passes through my body. So that tension, it's what sparkles the flame that goes to my wrist. So the body, it's important, but
beyond the body is the vision. E dice, la poesia per me è una forma di autoconoscenza, chiaramente il corpo è il mezzo importante per questa conoscenza, però la visione è al di là del corpo, in questa visione per me è la visione della poesia. Ho un po' riassunto quello che hai detto. And then, if you want to add something else, you can. Yes, I was saying, because when I start to write my poems, I always wanted to read. So to read and to learn more. So for in me, poetry in general. Poetry, art, music, so all these kinds of cosmos, you know, yeah. Little worlds are important because they are idiosyncratic vision of the world, like Wordsworth says, is an untransmuted shape of many worlds, okay. Not only this one. I translate. Lei dice, quando ho iniziato a scrivere, poi mi sono interessata anche di altri mondi, non solo della scrittura, quindi anche dell'arte, della musica, perché tutti insieme creano una collaborazione. Ha citato Wordsworth, che è un poeta romantico inglese, come l'entrata verso un mondo diverso, di una diversa forma. Diversa, no? Forma. E tutte le arti collaborano, sì. Insieme. That's the way you also deal with music, with yes. Joao, so you mix the things together. Yes. Yeah. Quindi lei tenta anche un po' come anche fa Leella, un po' anche come ha fatto Eleonora, cioè la collaborazione fra le arti, perché fondamentalmente per arrivare a una visione di mondo e anche un linguaggio che è quell'artistico completo. When did you understand that poetry was a fundamental thing in your life? Quando hai capito che la poesia era una cosa fondamentale nella tua vita? That's a good question. I remember writing my first poem at a request of my first grade teacher. Mi ricordo che la prima poesia l'ho scritta sotto richiesta del mio insegnante. And the poem was displayed on the classroom. Il poema fu poi displayed, fu poi proiettato, yes. Quindi, tutta la classe. You were happy about that? Yes, I was very happy. Okay, ero felice di questo. Not for me, but to see the words getting out from my body to di alter, okay. L'altro. Sì, sì. Sono stata molto felice perché ho visto le parole che sono uscite dalla mia bocca andare in qualcos'altro, diventare materialmente qualcos'altro, proiettate sullo schermo. And then at the age of 14 I began to read. Mm-hmm. I remember reading Nietzsche, Zarathustra and Dante's Comedy, and I was enchanted by it, but I didn't understand what I was reading. And then I thought, I have to deepen this, because this is the way that I can relate to the other. Okay, I translate. Not only us, but to the other. Okay, yeah. Poi ho iniziato a approfondire della lettura, quindi ho iniziato a leggere Nietzsche, ripeto che insegna filosofia, ho letto anche Dante, mi piaceva molto anche se facevo fatica a capirlo, però in queste letture ho capito che dovevo approfondire, perché attraverso la lettura arrivava la comprensione e il mio bisogno di parlare con l'altro. Okay. Just another question, then we go to the reading, if okay. You want. All right. Noi leggeremo, vi farò sentire ovviamente la sua poesia nella traduzione di Boscaglia. Lei ha detto, ringrazio Fabrizio Boscaglia perché il traduttore è colui che come un ponte collega due lingue, quindi il portoghese, in questo caso l'italiano. Però finiremo, gliel'ho chiesto io, con un omaggio a Pessoa, insomma c'è una poetessa portoghese, non si può non sentire la poesia di Fernando Pessoa. Noi diciamo Pessoa, what's the right pronunciation? Pessoa, e noi siamo vocalici, quindi diciamo tutto. Le farò una domanda su questo. Pessoa è veramente il più grande poeta portoghese. Le chiederò quanto Pessoa è rimasto, se è ancora un punto di riferimento per la generazione dei ragazzi, dei portoghesi d'oggi, se è veramente così o se rimane nella tradizione, poi però in realtà non è frequentato. So a question about Fernando Pessoa. We are talking about one of the biggest poets of Portugal. And also Lisbon, you come from Lisbon, it's a wonderful city, the air and the light is poetry in your city. Pessoa, does it still represent, you know, an example, a point of reference for the young generation of Portuguese, or is just tradition, or is still there? All right.
Fortunately, Pessoa is still alive in our world. È ancora vivo nelle nostre parole. So, in our heart. Is still a lighthouse for young poets. Yes, è ancora un faro per i giovani poeti. So, it's important to say that Pessoa is a reference for the younger and the older. Okay. So, Pessoa brings to all the Portuguese people the reference of what is not only Portugal, but what is poetry to us human beings, not only the Portuguese. Dice una cosa molto grossa, ha detto Pessoa è un riferimento per tutti, sia per i giovani che per le persone meno giovani, ma non solo per come identità anche del Portogallo, quindi il nostro paese, ma come l'identità anche della poesia forte, quindi è una cosa molto, una sorta di Dante per noi. So you can say I like Dante for us. Yes. Okay. la sentiamo. Sofia, andiamo, let's go. Shall we? Ah, okay. Sofia That's Carvalho. Right. Grazie. Aiuto. Giacomo, non so accendere la lucina. Mi si accende. Ah, ok. Done. How do you say in Portuguese? Done? Fight. Oh, c'è facile, vedi. Okay. It's very similar our language, so it's easy to understand. È simile alla nostra lingua, quindi è abbastanza facile da capire. La successione dei giorni. Vai. Portuguese for safe. A sucessão dos dias. A partir daqui, apesar da pele não mentir, e a sucessão dos dias ser isso mesmo, a pele não mentir, abre-se um novo espaço, lugar avultado por onde passa o que fica. Assim, a vogal sucedendo. La successione dei giorni, a partire da qui, anche se la pelle non mente, è la successione dei giorni, è proprio quello, la pelle che non mente, si apre un nuovo spazio, luogo ampio, da cui passa quel che resta, così la vocale accade. Annunciação verde. Volta-te para mim enquanto o corpo é carne viva e só por fora se ilumina. Mulher, homem, dia após dia, como quem amanhece sem ouvir dizer. Árvore em que possa existir. Anuncia-me. Annunciazione verde. Volgiti a me mentre il corpo è carne viva e solo da fuori si illumina. Donna, uomo, giorno dopo giorno, come chi albeggia, senza sentir parlare. Albero, in cui io posso esistere, annunciami. Angolo certo, do meu rosto ao teu, procuro a linha conspícua che rompe o espaço, che tem tanto de branco veloz come de lentidão e idade. Mas o ritmo das mãos demora-se na pausa do verbo, como se o silêncio da matéria resistisse à sedução articulada do pulso e ao derrame de um outro grito, muito além dos braços. E seria perfeita a espera se a boca enfrentasse o ângulo certo do medo e no escuro o corpo não envelhecesse para dentro. Ângulo exato. Dal mio volto al tuo cerco la linea cospicua che rompe lo spazio, che ha tanto di bianco veloce quanto di lentezza ed età, ma il ritmo delle mani indugia nella pausa del verbo, come se il silenzio della materia resistesse alla seduzione articolata del polso e allo sgorgare di un altro grido, molto oltre le braccia. E sarebbe perfetta l'attesa se la bocca affrontasse l'angolo esatto della paura,
e nel buio il corpo non invecchiasse di dentro. Yent puxada a pele e os sonhos enrugados, volto a respirar, ritmo branco e novo a desfazer-se lentamente. Só depois arranco do corpo peso, montanhas, serras, vales e céus enferrujados. Deito-me imponderável, desconhecida, afiando a linha perfeita do primeiro grito, essa vogal absoluta que trago na garganta. Con la pelle tirata e le rughe sui sogni, torno a respirare. Ritmo bianco e nuovo che si disfa lentamente. Solo in seguito sottraggo al corpo il peso, montagne, dorsali, valli e cieli arrugginiti. Mi distendo imponderabile, sconosciuta, affilando la linea perfetta del primo grido, quella vocale assoluta che porto nella gola. Mordo a fome primeira letra sagrada do teu nome. Sem esforço, entro nesse templo incendiado, afastando as mandíbulas presas ao primeiro objeto cortante. E o gesto é cantado assim. Das extremidades da fissura nasce uma membrana limpa, virgem, destacada do céu aberto, sem mãos. É este o cheiro das tempestades antigas que me faz preferir o corte. Que é o rosto, se não isso? Affamata mordo la prima lettera sacra del tuo nome. Senza sforzo entro in quel tempio incendiato, allontanando le mandibole che afferrano il primo oggetto tagliente. E il gesto è così cantato, dall'estremità delle fessure nasce una membrana chiara, vergine, nitida, nel cielo aperto, senza mani. È questo l'odore delle tempeste antiche che mi fa preferire il taglio. Cos'è il volto? Se non questo. Deixa estalar a palavra noite, noite no teu corpo a prender-se à minha e a tua imagem na minha língua, linguagem nova e já tão antiga como o amor do céu à boca unido, apocalipse limpo e movido ao romper do teu umbigo, lugar concreto e úmido onde tudo recomeça e nasce devagar. Lascia che si fenda la parola notte, notte nel tuo corpo che si afferra alla mia e la tua immagine nella mia lingua, linguaggio nuovo e già così antico, come l'amore del cielo alla bocca unito, apocalisse tersa e smossa al solco del tuo ombelico, luogo concreto e umido dove tutto ricomincia e lentamente rinasce. Sem perturbar a ordem das coisas, que é o teu nome líquido a adivinhar-me, transporto comigo o poema desfeito, como se a pergunta dos teus lábios despontasse à procura dos meus. Quantos céus visitaste antes do meu? E o poema jaz condensado aí, como águas a cair de um vento. Senza turbare l'ordine delle cose, che è il tuo nome liquido quando mi scorge, porto in me il poema disfatto, come se la domanda spuntasse dalle tue labbra beanti che cercano le mie. Quanti cieli hai visitato prima del mio? E il poema giace lì condensato, come acque che cadono da un ventre. Sofia Alexandra Carvaio.
Grazie. Obrigada. Grazie mille. Questa era Sofia Alexandra Carvaio, una poesia molto bella, molto sensuale. Ho chiesto a Sofia di chiudere il suo intervento con una poesia di Pessoa, che sia una delle più famose poesie di Fernando Pessoa, la riconoscerete, Le lettere d'amore. Tra l'altro questo testo è stato musicato qualche anno fa da Roberto Vecchioni, poi lo sentiremo in una versione di Frida e Fabio, a cui ho chiesto di farcelo sentire un pochino. Quindi un omaggio a Pessoa, che sapete che scriveva usando degli eteronimi. Qui forse lui lo scrive chiamandosi Alvaro de Campos. Alvaro? Sì, sì, Alvaro? Alvaro de Campos. Ok. Perfetto. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Io la leggo nella traduzione di Antonio Tabucchi. Tutte le lettere d'amore sono ridicole. Tutte le lettere d'amore sono ridicole. Non sarebbero lettere d'amore se non fossero ridicole. Anch'io ho scritto ai miei tempi lettere d'amore, come le altre, ridicole. Le lettere d'amore, se c'è l'amore, devono essere ridicole. Ma dopo tutto, solo coloro che non hanno mai scritto lettere d'amore sono ridicoli. Magari fosse ancora il tempo in cui scrivevo senza accorgermene lettere d'amore ridicole. La verità è che oggi sono i miei ricordi di quelle lettere a essere ridicoli. Tutte le parole sdrucciole, come tutti i sentimenti sdruccioli, sono naturalmente ridicoli. Fernando Pessoa. Avere una poetessa così brava portoghese e non farle leggere Pessoa, finalmente lo sentiamo in lingua originale. Well, finally we hear him in the original language. You read it very well. It's wonderful to hear Pessoa in a different language, like your language, because it's so musical, it's wonderful. Grazie mille for this. Bellissimo sentirlo in altre lingue, nella nostra lingua, che dice così magica, così melodica e meravigliosa. Sofia Carvaio, adesso sentiamo la versione di Pessoa in canzone. Grazie. Sofia Carvaio. Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò. Finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli. E la finì di mascherarsi dietro tanti nomi.
dimenticando fega per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiedere scusa se ho lasciato le tue mani, ma io dovevo solo scrivere. Le lettere d'amore, le lettere d'amore fanno solo ridere. E le lettere d'amore non sarebbero d'amore se non facessero ridere. Anch'io scrivevo un tempo lettere d'amore, anch'io facevo ridere. Le lettere d'amore, quando c'è l'amore, per forza fanno ridere. E costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere, spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella penna di quel brillare inutile, di quel brillare inutile lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia, e che invece di continuare a tormentarsi con un mondo assurdo basterebbe toccare il corpo di una donna, il corpo di una donna. Ma le lettere d'amore, le lettere d'amore fanno solo ridere. E scrivere d'amore, scrivere d'amore, anche se si fa ridere, anche quando la guardi, anche mentre la perdi, quello che conta è scrivere, non aver paura, non aver paura di essere ridicoli. Ma le lettere d'amore, le lettere d'amore fanno solo ridere. Le lettere d'amore non sarebbero d'amore se non facessero ridere. E mi facevano ridere per poterle scrivere. Che meraviglia, Frida. Che meraviglia, Frida Neri. Si sente? Sì. Frida Neri, meraviglioso Fabio Mina. Fabio Mina, Frida, bellissima. Bellissima. Non so se conoscete la versione di Vecchioni, che è molto bella, ma ne ha fatto, avete fatto un'interpretazione meravigliosa. Davvero bravi, grazie mille. Allora, passiamo alla terza voce, che è Lella De Marchi. Facciamo un applauso a Lella, insomma, è una poetessa poeta pesarese, poeta, dammi un pizzicotto. Poeta pesarese. Io sono contenta che Lella sia qua, perché... Lella, prendi il microfono, che è nascosto sotto i miei 500 milioni di fogli. Okay. Allora, Lella l'ho chiamata l'anno scorso a fare un bellissimo omaggio a Sylvia Plath, è stato molto, molto intenso, eccetera, e quest'anno ho voluto chiamarla per fare
un omaggio a una delle voci più grandi della nostra poesia, che è Patrizia Cavalli, quindi ha un bel compito questa sera. Però volevo che nell'anno di Pesaro 2024, insomma, chiudesse la rassegna, poeticamente parlando, chiaramente con l'omaggio alla Cavalli, però una voce pesarese. Ci tenevo a questo, insomma, Pesaro è viva dal punto di vista della poesia, e quindi Lella è molto attiva. Vi leggo qualche info bio e poi per i pochi che non ti conoscono. Lella è poeta, artista e performer, ha pubblicato con la poesia La Spugna di Raffaelli nel 2010, 14 anni fa La Spugna, mamma mia. Stati di amnesia, Lieto Colle, Paesaggio con ossa, Arcipelago Itaca nel 2017, Ipotesi per una bambina cyborg, Transeuropa nel 2020, vincitore di un grossissimo premio inedito nel 2019, è in via di pubblicazione il suo quinto libro di poesie, si può dire il titolo, Le stanze di Emily, Anterem Edizioni. A quando, insomma, lo faremo, lo vedremo. Dunque, dovrebbe essere entro la fine dell'anno. Quindi entro il finiamo 2024, che per noi è un anno impegnativo. Ha pubblicato anche un libro di racconti brevi, molto bello, Tutte le cose sono una, nel 2015, per Prospettiva. Fa un sacco di robe, ha conosciuto, fa un sacco di cose non ci diceva la maestra che non potevamo dirlo, però è difficile con te perché spazi, insomma, dalla poesia al teatro, alla musica. È stata tradotta in moltissime lingue, ne cito alcune: inglese, spagnolo, catalano, francese, rumeno e arabo. Partecipa e realizza reading poetici, Poetry Slam, e insieme all'artista Adele Madau, compositrice e performer, hanno creato Onoranze de Marchi Madau. L'ultimo lavoro che stanno portando in giro è Liturgia della Strega, concerto interattivo, poetico e musicale, che ha ottenuto una cosa importante, ho ridetto cose, la maestra mi segna in rosso, è stato recentemente inserito nel programma di residenze e distribuzione Insule Lab da Paolo Fresu, insomma, nome che è già una garanzia. Inoltre, oltretutto, la ragazza a occuparsi di poesia e di arte si è diplomata al CET. Che cos'è il CET? Allora, il CET è la scuola di Mogol per cantanti, autori di testo e compositori. E tu l'hai frequentata? E hai vinto anche dei premi? 2018. Di cosa hai vinto? Sì, sono arrivata al secondo posto nel 2012 con un testo di canzone al premio Lunezia, che è uno dei premi più importanti, soprattutto per anche perché dà spazio anche al testo, no? Diciamo così, agli autori di testo. L'anno scorso ho inviato così un testo di canzone, che a me sembrava un testo di canzone più che una poesia, e ho ottenuto il terzo posto. Bravissimo. Non sono state musicate ancora, però. Non sono state musicate, vero, ci sarà tempo. Esistono come testi di canzone. Va bene, allora, Lella De Marchi, insomma, l'abbiamo un po' conosciuta, la conoscete, fa spettacoli anche a Pesaro, eccetera. A lei il compito di parlarci di Patrizia Cavalli a 2 anni dalla morte. Prima però di lasciare la parola a Lella, io Giacomo abbasserei le luci. C'è questo breve filmato su Patrizia Cavalli che è tratto da un film che è stato realizzato, questo è il trailer del film. Quindi sentiamo un po' la voce, sentiamo insomma tutto il pepe di Patrizia Cavalli. E abbassiamo le luci prima di far partire il filmato, così lo vediamo meglio. Ecco. E poi insomma lasciamo la parola a Lella. E poi un cameino piccolo mio, lo anticipo un cameino, perché volevo leggere qualcosa della Cavalli e lei è stata generosa, mi ha detto sì, concedo un po' del mio tempo a te. Riusciamo ad abbassare le luci? Se no faccio partire, così i minuti morti sono sempre difficili. Ricordo Paolo Bonolis nella Capitale della Cultura che si inventò, ecco, ecco, abbassiamo le luci. Parte questo... Una bella ragazza bruna. Non so se voglio veramente comunicare delle cose, sono gli altri che decidono se le cose che io scrivo le interessano o no, ma non posso deciderlo io, cioè non è nelle mie intenzioni il comunicare, è lo scrivere nelle mie intenzioni, ma non il comunicare. Sento fisicamente la poesia sistemata tra qua, qua, il cuore, tra qua, che sale qua. Dietro, tra la bocca e il naso, e poi fa tutto un giro e fa così. Ciao Patrizia, come stai? Ancora. Fa bene far le scale al cuore. Fa bene far le scale al cuore.
L'amore qua è l'amore. Nella tua vita quanto è stato importante? Anche per le persone. È stato fondamentale, no? Ha prodotto la maggior parte delle mie poesie. Altrimenti muore, sì, muore, sì, muore il cuore. La sua vera bellezza era molto engaging, cioè aveva qualcosa da dire. Quando ci siamo presentati, Patrizia Cavalli, Horses, così. Una bella ragazza bruna che non piange per me o per te. Piange, piange perché ha paura e non sa di che. Bella, bella ragazza bruna. Amore semplicissimo che crede alle parole. Poiché non posso fare quello che voglio fare, non ti posso abbracciare né baciare. Il mio piacere è nelle mie parole e quando posso ti parlo d'amore. Così seduta davanti ad un bicchiere, in un posto pieno di persone, se la tua fronte si increspa veloce, io parlo ad alta voce nell'ardore. Tu non mi dici, fa meno rumore, che ognuno pensi pure quel che vuole. Io mi si avvicino, sciolta di languore, tu negli occhi e un tenero velame. Io non ti tocco, no, neanche ti sfioro, ma nel tuo corpo mi sembra di nuotare. E il divano di quel bar salotto, quando ci alziamo, sembra un letto sfatto. A Roma, dove Patrizia si era trasferita sul finire degli anni 60 per studiare filosofia, dalla natia Todi in Umbria, le accade l'incontro capitale della sua esistenza, quello che determinerà tutta la sua vita poetica. Incontra la scrittrice che avrebbe sempre voluto incontrare, di cui aveva letto tutti i libri e di cui soleva dire «Vorrei essere guardata da lei come lei guarda uno dei personaggi dei suoi libri». Quella scrittrice era Elsa Morante. Un giorno che passeggiavano in un giardino di Roma, Elsa si gira all'improvviso verso Patrizia e le chiede a bruciapelo: «Ma senti Patrizia, ma tu che cosa fai?» «Scrivo poesie», risponde di getto Patrizia. E allora Elsa, con fare un po' crudele: «Ah sì? Tu scrivi poesie? Allora mandamele. Non perché mi interessino le tue poesie, è che voglio sapere come sei fatta. Voglio sapere come sei fatta». Patrizia capisce subito che se vuole accettare la sfida di Elsa deve cominciare a scrivere poesie nuove, poesie che la dicono come fatta, che la dicono con la sua voce, poesie nate direttamente dalla sua vita e dalla sua esistenza. Sento la poesia posizionata fisicamente tra il cuore, lo stomaco, la bocca. Quando sorge, perché la poesia sorge, viene dall'attitudine della mente o dell'essere per la quale si ha una straordinaria fiducia nelle parole e le parole hanno il grande potere di istituire il reale. Patrizia capisce che non è una situazione facile scrivere quello che arriva direttamente dalla propria esistenza, dal proprio vissuto, ma sa che anche deve fare il salto e quindi per mesi, giorni e notti si accinge a scrivere poesie nuove solamente sue, attraverso dubbi, tormenti, riflessioni continue, limature del testo. Poi una mattina raccoglie tutto quello che aveva scritto, le poesie, soprattutto le più brevi, le invia ad Elsa, la quale nel giro di 24 ore la chiama e le dice: «Patrizia, sono felice, tu sei una poeta». Non le dice «tu scrivi poesie», ma le dice «tu sei una poeta». Ovvero, tu esisti come poeta. Nella tua poesia non v'è differenza alcuna, nessun confine tra poesia e vita. Nella poesia di Patrizia Cavalli, la poesia entra cordialmente, con immediatezza, e soprattutto entra tutto quanto il suo vissuto, tutta la sua esistenza. Non è cosa semplice, d'altra parte, perché Patrizia, confessandosi, dice: «Eppure io sono così complessa e contraddittoria. Come farò a far entrare nella poesia tutta la contraddittorietà della mia esistenza? Io penso una cosa un giorno e il giorno dopo ne penso un'altra.
sento una cosa un giorno e addirittura all'interno di una stessa giornata cambio opinione e pensiero e sentimento. Ed ecco però la grande sfida, quella di riuscire a portare una poesia all'interno della poesia la vita nella sua complessità senza mai chiuderla in una forma definitiva, senza mai definirsi o autodefinirsi, senza schemi imposti dall'esterno o dal sociale. Come fa la vita ad entrare? Nelle poesie di Patrizia Cavalli, lo sentirete subito, ci sono due momenti fondamentali. Un primo momento, quando Patrizia si avvicina alle cose e si chiede, naturalmente con atteggiamento raziocinante, come normale, quando cerchiamo di conoscere una cosa, di capirla nel dettaglio, con la ragione, di cercare di capirne il segreto, il mistero profondo. E allora la parola si fa molto esatta, molto tagliente, come un diamante. Ma a un certo punto, all'improvviso, nella stessa poesia accade come una specie di ribaltamento totale. Irrompe come un momento immediato, istintivo. Patrizia desidera sentire le cose del mondo, essere, attraversare le cose e viverle in mutua tenerezza. D'altra parte si dice, io cerco ogni volta di capire le cose con la mente, ma poi quelle stesse cose alla fine, quando irrompe impetuosa la vita, quegli stessi costrutti mentali poi non valgono più. Tanto vale darmi totalmente all'esistenza nella sua multiformità, senza chiudermi neanche in posizioni politiche, come avete sentito, diceva, io scrivo, non so neanche se scrivo per qualcuno, io scrivo perché scrivo, senza chiudersi in posizioni in consorterie oppure in gruppi poetici, ma soprattutto anche senza chiudersi in dichiarazione di identità, che è una cosa molto importante. Il tema, come diceva nel documentario, delle sue poesie, soprattutto le sue poesie sono poesie d'amore, e di un amore, di cui dice, che guarda con la stessa complessità con cui guarda tutto il resto dell'esistenza, l'amore ha prodotto la maggior parte delle mie poesie, un amore quasi sempre infelice, di solito è ciò che manca che fa esistere la poesia. E quindi anche l'amore è vissuto in maniera contraddittoria. Ed è importante, soprattutto se si pensa che l'amore di cui parla Patrizia Cavalli è un amore omosessuale, detto senza sbandieramenti, ma con sincerità e profondità e contraddittorietà totale. Cosa molto importante per ricordarci, oggi che abbiamo fatto tanti passi in avanti nell'accettazione della diversità, che bisogna mantenere però il cuore libero da costrizioni e schemi e vivere la vita nella sua complessità. Scrisse anche quelle che chiamava amorevolmente, e anche un po' ironicamente, perché la cifra, tutti i registri appartengono alla poesia di Patrizia Cavalli, ma la cifra fondamentale è proprio quella dell'ironia e quasi a volte del comico. Scrisse anche canzonette. Quando Diana Tejera, che era una cantautrice, si presentò a lei per dirle, ho musicato una tua poesia, Patrizia Cavalli strabuzza un po' gli occhi e dice, ma come si può mettere in musica una mia poesia? Sa che c'è una differenza tra poesia e musica, ma è libera da ogni schema, da ogni condizionamento e soprattutto vuole esprimersi a tutto tondo. E quando si sente stanca o ha bisogno di divertirsi, vuole sentirsi libera di divertirsi e ascolta la musica e le canzoni. Se vuoi uscire davvero di prigione, esci subito, magari con la voce, diventa una canzone. Il primo libro di Patrizia Cavalli del 1974, farò una carrellata con qualche, e vi farò assaggiare un po' delle poesie di ciascun libro, poi mi raggiungerà Laura per fare una lettura insieme. Le mie poesie non cambieranno il mondo, si potrebbe aggiungere anche che se lo fanno. Comunque in ogni caso lo ricreano. Quante tentazioni attraverso nel percorso tra la camera e la cucina, tra la cucina e il cesso. Una macchia sul muro, un pezzo di carta caduto in terra, un bicchiere d'acqua, un guardar dalla finestra, ciao alla vicina, una carezza alla gattina. Così dimentico sempre l'idea principale, mi perdo per strada.
mi scompongo ogni giorno ed è vano tentare qualsiasi ritorno. È vero, qualche volta ti addormenti, ti assenti, quasi ti addormenti, come un bambino svogliato che guarda il soffitto quando viene sgridato. 1981, il cielo tanto sconfinato e senza limiti come Patrizia Cavalli. Così arrivi sempre a spargere il sospetto del paradiso. E prima ancora di aprire la finestra ti riconosco dalla luce più lenta, dai pulviscoli sospesi e senza direzione, dalla replica ossessiva degli uccelli. E se non fossero gli uccelli, sarebbe un'altra cosa. Per ogni posto hai le tue specialità. E quando entri e ti lascio i miei sensi, riabito case sconosciute e ho nostalgia di cose mai avvenute. E attraverso i tuoi labirinti sospingi addosso me i continenti e le stagioni, io divento la parte degli urti e degli imbalzi, l'appoggio dove cominciano le fughe fino al risucchio silenzioso dell'estate. 1992, l'io mio singolare. Grazie. L'io mio singolare, cioè ciò che fa di me me, quello che le diceva Elsa Morante. Scrivi ciò, dimmi, voglio sapere come sei fatta. Se tu ora bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei che sono uguali, e poi tu entrassi dentro la mia bocca senza temere baci diseguali e mi dicessi, amore mio, ma che è successo? Sarebbe un pezzo di teatro di successo. Tu te ne vai e mentre te ne vai mi dici, mi dispiace, pensi così di darmi un po' di pace. Mi prometti un pensiero costante e struggente quando sei sola e anche tra la gente. Mi dici, amore mio, mi mancherai, e in questi giorni tu che farai? Io ti rispondo, ti avrò sempre presente, avrò il pensiero pieno del tuo niente. Ci vuole molta ariosa tenerezza, una fretta pietosa che muova e che confonda queste forme padrone sempre uguali, perché non è vero che si torna. Non si ritorna al ventre, si parte solamente, si resta singolari. 1999, sempre aperto teatro, se il mio io, un'infinità di io, in quale luogo migliore della scena di un teatro si potrà svolgere la sua storia. Impressionabilissima, io scivolo addosso a te incerata e mi perturbo del tuo imperturbabile restare. Dissipo ogni sostanza materiale da non aver più nulla da turbare. Pigra divinità e pigra sorte 2006, è tutto così semplice. Sì, era così semplice e tale l'evidenza che quasi non ci credo. A questo serve il corpo. Mi tocchi o non mi tocchi, mi abbracci o mi allontani. Il resto per i pazzi. Adesso prendimi tra le tue braccia, adesso sciolta da me raccoglimi, non per ridarmi forza, ma perché io possa arrendermi. Bene, vediamo un po' come fiorisci, come ti apri, di che colore hai i petali, quanti pistilli hai, che trucchi usi per spargere il tuo polline e ripeterti se hai fioritura languida o violenta, che portamento prendi, dove inclini, se nel morire infradici o insecchisci, avanti su, io guardo, tu fiorisci. Che schiava, che roba! Così barbaramente schiava, e dai, così ridicolmente schiava, ma insomma, che cosa sono io? Meccanica, legato, obbediente, in schiavitù biologica e credente. Basta, scivolo nel sonno, qui comincia il mio libero arbitrio, qui tocca a me decidere che cosa mi accadrà, come sarò, quali parole dire, nel sogno
che mi assegno. Del 2022 l'ultimo libro di Patrizia Cavalli, Vita meravigliosa, che scrisse proprio nell'ultimo periodo della sua esistenza, quando già la malattia che l'avrebbe poi, se l'avrebbe poi portata via, era già in stadio avanzato. Se posso perdonare, allora devo riuscire a perdonare anche a me stessa e smetterla di starmi a giudicare per come sono o come dovrei essere. Qui non si tratta di consapevolezza, ma è la superbia che mi tiene stretta in una stolta morsa che mi danna. Eccomi infatti qui, dannata a chiedermi che cosa fare per essere perfetta. Tenersi all'apparenza, forse descrivere soltanto cose in mutua tenerezza. Io guardo il cielo che tu guardi, ma io non vedo quello che vedi tu. Le stelle se ne stanno dove sono, per me luci confuse senza nome, per te costellazioni nominate prima che il sonno scioglierà il tuo ordine. Ah, sognami senza ordine e dimentica i tanti nomi, fammi stella unica. Non voglio un nome, ma stellarti gli occhi, esserti firmamento e vista chiusa oltre le palpebre, splenderti nel buio, tua meraviglia e mia immaginata. Lella De Marchi, che brava. Sì, proviamo. Lo dice sottovoce tremante perché Lella è molto timida, brava e timida. Grazie Laura per questo invito, sono onorata e anche molto emozionata perché Patrizia Cavalli ti ho affidato un compito grosso, ma l'hai fatta molto bene, lo sapevo. Le ho chiesto di fare un piccolo cammino insieme, sentirete una serie di poesie che volevamo fare come un unico canto, dando le nostre voci a Patrizia. Non ho seme da spargere per il mondo, non posso inondare i pisciatoi nei materassi. Il mio avaro seme di donna è troppo poco per offendere. Cosa posso lasciare nelle strade, nelle case, nei ventri infecondati? Le parole, quelle moltissime, ma già non mi assomigliano più. Hanno dimenticato la furia e la maledizione, sono diventate signorine, un po' malfamate forse, ma sempre signorine. Un po' malfamate forse, ma sempre signorine. Due scalini saranno la distanza perché i miei piedi non calpestino il vestito. E allora due scalini, più tardi arriverò, leggermente in ritardo, a consumare lo spazio che rimane. Ah, per le mani non ci sono scuse, a trasformarle in carezze, le incertezze. Ah, per le mani non ci sono scuse, a trasformarle le incertezze in carezze. Ti odio perché non ti amo più, perché non posso perdonarti di non riuscire più ad amarti. Ti odio perché non ti amo più, perché non posso perdonarti di non riuscire più ad amarti. Che orrore, immaginare due corpi che fanno l'amore presi da necessità, che qualcosa avvenga, si compia e poi sfilacciati da una soddisfazione si ricompongono nella loro apparenza. Preferisco quel metro di distanza dove l'eterno mare scuro, calmo, silenzioso. Preferisco quel metro di distanza dove l'eterno mare scuro, calmo, silenzioso. Adesso al viso mi cadono le notti. E anche i giorni mi cadono sul viso. Io li vedo come si accavallano, formando geografie disordinate. Il loro peso non è sempre uguale. A volte cadono dall'alto e fanno buche, altre volte si appoggiano soltanto, lasciando un ricordo un po' in penombra. Geometra perito, io li misuro, li conto e li divido in anni e stagioni, in mesi e settimane. Ma veramente aspetto in segretezza di distrarmi nella confusione e perdere i calcoli. Uscire di prigione, ricevere la grazia di una nuova faccia. Uscire di prigione, ricevere la grazia di una nuova faccia.
essere testimoni di se stessi sempre in propria compagnia, mai lasciati soli in leggerezza, doversi ascoltare sempre. In ogni avvenimento fisico, chimico, mentale, questa la grande prova, l'espiazione, è questo il male. In ogni avvenimento fisico, chimico, mentale, questa la grande prova, l'espiazione, è questo il male. Ormai è sicuro, il mondo non esiste. La sua materia labile che si trasforma in gioia o dannazione, quella parete, quella strada, quel muro, quell'occasione infetta che è nella mia testa, i pensierini, il tempo, mi scivola via l'anima e io non la trattengo. Mi scivola via l'anima e io non la trattengo. Guardavo avanti. Non certo per principio, guardavo avanti seduta in mezzo al prato, nessuno rispondeva se chiamato. Il motore freddandosi scrocchiava, certe luci lontane in doppia fila come stelle viventi luccicavano. C'era la luna a destra quasi piena, i temporali a nord l'avevano schiarita, oh estate, più che dolce, necessaria. Era già più magra. Io ero e mi sentivo, ninfa quasi ardente anche se sola, non sola, veramente, ero inebriata. E già più magra io ero o mi sentivo, ninfa quasi ardente anche se sola, non sola, veramente, ero inebriata. Patrizia Cavalli. Lella De Marchi. Laura Coraducci. Lella, dobbiamo pensare qualcosa insieme. No, scusami. Facciamo un applauso forte a Lella, è stata bravissima. Era difficile. Il compito difficile l'ha assolto benissimo, ma io lo sapevo. Io lascio la parola, la chiudo qua, Nico, ai musicisti, a Frida e a Fabio, chiuderanno loro la serata. Ringrazio Massimiliano Bardotti, Laura Pugno, Luca Pizzolitto. Prima serata Cecilia Cartocetti e Cristina Flenghi e poi la seconda serata Gianni Montieri, Anna Toscano e l'omaggio, non mi ricordo più, la seconda voce era l'Orgottier che hanno suonato con noi Lucia Lazzari e Raffaele Conti. Questa sera Fabio Mina e Frida Neri chiuderanno l'11ª edizione, sono stati con noi Eleonora Nitti Capone, eccola qua. Dal Portogallo, applauso forte Sofia Alexandra Carvaio. E ha chiuso meravigliosamente Lella De Marchi, l'omaggio a Patrizia Cavalli. Ringrazio tutti, ringrazio anche la Fondazione Cassa di Risparmio, il GAD, Tiziana in segreteria, Erika che ha curato i social e anche me stessa, che quest'anno è stato un lavoro duro, ma l'abbiamo portato alla fine. Grazie alla mia famiglia che mi sostiene, io se lo dico. Grazie a tutti. E musicate una poesia di Patrizia. Ecco, chiudiamo meravigliosamente. Grazie a Rossini TV. Grazie a tutti. Fruta meravigliosa, sempre meravigliosa, vita meravigliosa, sempre meravigliosa, eppure senza fine. Mi resti ancora sposa, cosa non devo fare per togliermi di torno la mia nemica mente, ostilità perenne alla felice colpa di essere quel che sono, il mio felice niente.
Frida Neri.